L'ingegnoso Hidalgo Don Chisciotte della Mancia è il protagonista di una delle opere fondamentali della letteratura universale, capace di oltrepassare la barriera del tempo. È considerato il primo romanzo moderno ed è stato tradotto praticamente in tutti i paesi e in tutte le lingue, adattato a vari canali espressivi, film, fumetti, serie televisive e versioni teatrali. La prima parte del romanzo fu pubblicata nel 1605 e la seconda nel 1615. Cervantes, il suo celebre autore, visse tra due secoli di grandi contrasti in un'epoca in cui ebbe inizio il declino dell'impero spagnolo. Il popolo conduceva una vita di stenti e non poteva più condividere lo spirito eroico e gli ideali che avevano alimentato le lunghe guerre degli anni precedenti. Proprio questo conflitto tra un obsoleto codice eroico e la realtà della Spagna della fine del XVI secolo viene messo in scena nel Don Chisciotte. E ora vediamo la trama del romanzo. Il nobile manciego Alonso Quijano impazzisce a causa dell'eccessiva lettura di libri cavallereschi, nei quali si narrano le fantastiche avventure dei cavalieri. Volendo imitare gli eroi di questi romanzi, il protagonista cambia il suo nome in Don Chisciotte della Mancia e, accompagnato dal suo vecchio cavallo Ronzinante, esce di casa in cerca di avventure. I suoi ideali sono nobili: risolvere i torti, proteggere i deboli, far trionfare la giustizia e inseguire l'amore di una rozza contadina, senza raffinata educazione, di nome Aldonza Lorenzo, ma che, nella mente del protagonista, è la dama più bella del mondo, Dulcinea del Toboso. Alla sua prima uscita raggiunge una locanda che immagina sia un castello. Quando lascia la locanda, libera un ragazzo dai maltrattamenti del suo padrone e poi viene malmenato da alcuni mercanti, per poi essere riportato a casa dal suo vicino. Una volta guarito, riesce a convincere un contadino del suo villaggio, Sancho Panza, a seguirlo nelle sue peripezie, promettendogli fama e ricchezza. Sancho riveste un ruolo fondamentale nel romanzo e rende memorabili molti passi dell'opera, tra cui la famosa quanto vana lotta contro i mulini a vento. Nella seconda parte del romanzo, Don Chisciotte parte per una terza missione, sempre con il fedele Sancho. Li attendono nuove avventure, di cui le più note si svolgono nella corte di alcuni duchi, che si prendono gioco di entrambi. Ancora una volta, un amico del protagonista, Sansón Carrasco, riesce a sconfiggere Don Chisciotte e a fargli promettere che sarebbe tornato al suo villaggio. Poco dopo, il nostro eroe riacquista la ragione, si ammala e muore. E ora vediamo il linguaggio e lo stile dell'opera. Il linguaggio del Don Chisciotte è una sintesi della varietà stilistica tipica del Rinascimento. Unisce lo stile elevato a quello della parodia burlesca, alternando discorsi colti a discorsi rozzi e popolari, con un mix di riflessioni erudite, detti e proverbi delle classi inferiori. Si può quindi affermare che si tratta di un'opera polifonica, in cui ogni personaggio parla in base al proprio status sociale o in base alla situazione in cui si trova. È il modo di esprimersi, quindi, l'elemento principale che caratterizza ciascun personaggio. Possiamo affermare che lo stile di Cervantes è semplice e chiaro. Nei dialoghi tra Don Chisciotte e Sancho si nota una grande naturalezza. Spesso si usa il linguaggio umoristico, legato a situazioni comiche. Inoltre, nel Don Chisciotte compaiono varie forme di linguaggio orale, dialoghi, soliloqui, discorsi e formule varie, tipiche dei romanzi cavallereschi. Possiamo considerare la figura di Don Chisciotte fondamentalmente comica, anche se il personaggio è molto più complesso. È cortese, coraggioso, rispettoso, generoso, caritatevole, divenendo così contemporaneamente un modello irraggiungibile e, per la sua ingenuità,
simbolo della fragilità umana. Cervantes crea un pazzo sano, trasformando nel romanzo le sue farneticazioni in un ideale di perfezione. È stato detto molte volte che Don Chisciotte simboleggia l'idealismo e Sancho il realismo, ma questa è un'eccessiva semplificazione dei caratteri dei personaggi. Sancho è un personaggio complesso e la sua figura evolve nel corso dell'intero romanzo. L'idalgo, che incarna l'idealismo che ogni uomo porta dentro di sé, convive con il buonsenso più pratico, rappresentato da Sancho Panza. Sancho non capisce gli ideali di libertà di Don Chisciotte, non comprende la fede nella giustizia e nell'amore. Tuttavia, a poco è mosso dalla lealtà nei suoi confronti e si lascia contagiare dalla bontà d'animo e dal desiderio di fare il bene del suo padrone. Questo fenomeno è noto anche come chisciottizzazione di Sancho. Il trasferimento dei tratti dall'uno all'altro dà origine anche a quella che viene chiamata sancificazione di Don Chisciotte. Quando Cervantes scrisse questo romanzo, non era consapevole del significato che avrebbe avuto, né immaginava che stava creando un nuovo genere narrativo, il romanzo moderno. Sebbene troviamo alcune di queste caratteristiche anche nell'Lazzarino de Tormes, Cervantes le concentra in questo nuovo genere, evidenziando ad esempio l'umanità dei personaggi, il realismo e l'universo immaginario. Inoltre, l'azione di quest'opera non ha luogo in ambienti idilliaci o surreali, come fino ad allora nei libri cavallereschi. Un'altra caratteristica molto importante è la presenza di più voci narranti. L'autore allude all'esistenza di varie fonti, sia orali che scritte, che sono state utilizzate per scrivere il libro. A differenza di quanto accaduto fino ad allora, il narratore smette di essere un'entità che racconta la storia dall'inizio alla fine. Per leggere Don Chisciotte, il concetto di prospettivismo è molto importante. Infatti, nel romanzo coesistono diversi punti di vista e prospettive della realtà. È il lettore che deve analizzare criticamente ogni discorso. Alcuni esempi di questo prospettivismo sono l'ambiguità sulla sanità mentale o sulla follia del protagonista, sul carattere degli altri personaggi e soprattutto i dialoghi tra Don Chisciotte e Sancho, dove si riflettono continuamente punti di vista diversi. Come abbiamo detto all'inizio del video, questo romanzo ha avuto un forte impatto a livello globale attraverso opere teatrali, poesie, musical e canzoni di tutti i generi e in tutte le parti del mondo. Ad esempio, menzioniamo la canzone Don Chisciotte di Guccini, Don Chisciotte dei Mago di Oz, Don Chisciotte di Julio Iglesias e Don Chisciotte Sancho Panza di Magazine 60.